Ciao Mamadou. Ciao. Di dove sei? Del Senegal. Quando sei arrivato in Italia? 7 giugno. 7 giugno l'anno? L'anno 2004. 14. Sì. Sei venuto subito a Rocca Bascerana? No. Prima io vengo da Sicilia. Okay. Poi a Bologna. Bologna qui. Quando sei arrivato qui a Rocca Bascerana, che impressione ti ha fatto il paese? Qual è stata l'impressione, che cosa ti è sembrato il paese di Rocca Bascerana? Rocca Bascerana è una città molto bella, ma qua non c'è un spiaggia che noi possiamo andare per fare un divertire così. Vorresti stare in una città un po' più popolata? Sì, sì. Ok. Dove ti vorresti spostare? Vuoi rimanere in Italia o uscire fuori dall'Italia? No, io voglio rimanere qua in Italia. In Italia? E in quale città ti piacerebbe andare? Sì, io a Milano. A Milano? Sì. Ok. Quindi resteresti in Italia, sì? Sì. Okay. La tua famiglia è qui o...? No, la mia famiglia è nel mio paese. È nel tuo paese? Sì. Verranno anche loro in Italia? No. Ok, grazie Mamadou. Grazie. Sei tra i pochi giovani che abita qui a Rocca Bascerana e magari che è rimasto proprio in paese. Ci racconti un po' la quotidianità di questo paese, cioè quanti ne siete, e i giovani, se ci sono, che fanno, che fine fanno, dove sono diretti? Allora, praticamente il paese lo possiamo definire un po' morto, perché i giovani già negli anni passati sono un po' emigrati verso il nord, verso Milano come zona principale. Tra tanti giovani a Rocca ne sono rimasti comunque pochissimi, perché circa 10, diciamo, coetanei a me. Rocca Bascerana non ha molti servizi da offrire, giusto? No, soprattutto è un paese molto piccolo. Anche i ragazzi del borgo sociale qui a Rocca Bascerana sono circa una decina, pure una dozzina se non sbaglio. Qualche volta hanno anche partecipato a dei piccoli giochi, come ad esempio il classico, il calcio, no? Ok, ascoltami, quindi la presenza qui di questo borgo sociale in qualche modo ha cambiato la realtà del paese di Rocca Bascerana? Sì. Okay. Comunque sono stati accolti molto bene, c'è stato un clima affettuoso, caldo da parte di tutti i paesani qui. Quindi ecco, brevemente, chiaramente, qual è stato l'approccio vostro rispetto alla presenza dei ragazzi qui al borgo sociale? Insomma, per noi è stata comunque una notizia positiva, cioè mai in passato è successo che venissero qui dei ragazzi per fare integrazione o per cercare di fare integrazione nel paese. In parecchie occasioni di incontrarci nel paese, magari le partite a pallone, insomma, tornei di pallavolo, di beach volley.